Faccia a tutti ragazzi, qui Calvo e bentornati in un nuovo video ragazzi. The Challenger Semi parte 09 mi pare. Non aspettate, guardate un attimo, guardate, sono rincoglionito, non mi ricordo mai i numeri. Parte 09, siamo con Zed Top ragazzi, Zed era free. Quello che ha chiamato il mitrino, ho detto capito, Zed Top e rompo il culo un po' a tutti. Poi hanno preso Renekton e ho detto, porca puttana. Non mi fa un culo grosso quanto un capannone. Comunque volevo dirvi una cosa raga. Siccome sul canale comunque volevo portare magari anche qualche volta due video al giorno, visto che la serie con Jonas di Minecraft non sta andando tanto bene, no? Magari volevo fare tipo dei video che non mi impegnassero tanto, ad esempio tipo Clash of Clans, sto vedendo che questo periodo sta andando molto. Volendo poter ricominciare da zero, se mi va a volo carico la sera. Il pomeriggio video di LOL 3 volte a settimana Clash of Clans, se no lasciamo sta e se dedichiamo al LOL. Come volete voi, eh? Io, il canale è pure vostro, però i soldi più solo io, sì. So che già qualcuno commetterà, ma i soldi più su te? Sì, io solo io. Comunque, vi volevo dire un'altra cosa. Che vi volevo dire? Sono scordato. Ho letto molti commenti del video di Gnar, no? E mi hanno detto, ma cane, al minuto 40 ha fatto un ingaggio del cazzo. È vero, io l'ho detto subito dopo quell'ingaggio che avevo fatto un ingaggio del cazzo, l'avevo detto io. Il problema non è quello, il problema è che io, anche se magari non avessi fatto quell'ingaggio, se non ci fossi stato io come persona, o comunque un top laner che stava sopra, rispetto all'altro top laner, loro al 40esimo anche ci sarebbero arrivati. Colpa della bot perché ha affidato una merda, sì, era colpa della bot. Ora sto riscontrando che per fare video mi tocca mettere. Anche se non cambia niente in realtà, con medium mag qua però. Mettiamo medium, tanto per me è uguale. C'è un attimo un blocco. Via, fame. L'abbiamo fatta, qua. Tanto rimangono gli stessi. Buono. E quindi per questo. Fatemi sapere per la serie Clash of Clans. Dovrebbe arrivare il microfono tipo, tra una settimana e mezzo. Non vedo l'ora. Con il nuovo microfono poi potrò iniziare anche a fare qualche vlog in più sul canale. Che ce ne sono veramente, 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 veramente pochi. E magari parlarvi di qualche cosa, non so. Magari farvi tipo dei coaching tramite dei vlog, no? Per dirvi come posizionarvi di qua, di là. Poi vedremo, vedremo. È una cosa che so. Vorrò, sono diventato dislessico. Non è vero, analfabeta, non dislessico. E è una cosa che vorrei portare avanti. Poi vediamo. Vediamo come andrà. Renekton top contro Zed, raga, siamo. Vabbè, sto abbassando i volumi, questo mi attacca. Oh. Olè! O se io sono diventato stronzo, o i volumi sono alti. Ma sono un po' tutte e due cose. Boom. Bisogna solo farmare e aspettare. Ha iniziato a dare una shield, quindi non va neanche tanto aggressivo. Lui ha il TP, noi abbiamo l'ignite. Dobbiamo solo aspettare. Mo' gli faccio usare la Q così può uscire la Q libera. Guardate. Però non dovrebbe prendere la W. Ok, niente. Contro Netto abbiamo strategia sulla nostra W perché metti caso che la usiamo male, quello ci parte e non abbiamo più un escape e ci pista di botte. Qui dobbiamo giocare molto bene. Non dobbiamo tradarlo a Renekton. Farmiamo solo e arriverà un momento in cui noi saremo molto più utili di lui. Spero. Spero perché non è del tutto sicuro. Perché non mi parte lo shuriken da quel cazzo di ombra? Ho modificato le rune, raga. Ho modificato le rune e sto usando pure per Rengar. Ecco. Partito, ho fillato pure il cannone. Sto usando quelle per Rengar che sono tipo. Non vorrei di cazzate. 19 armor pen, infatti. 19 armor pen. Cooldown e armor. Ziggs ancora FK. K. Si sta riconnettendo però. Tra tutti i minion, vabbè. Dai, Ziggs, su. Vedo che il canale sta andando molto bene, ragazzi. Siamo a 9500 iscritti e comunque 4000 views a video su per giù. Quindi, buona, mi gusta questa cosa, mi gusta. Se solo avessi una connessione migliore, raga, streamerei quasi tutti i giorni.
Però purtroppo. Cioè, già mi dà il cazzo stima questa connessione. Perché vi do un servizio a voi che non è comunque bello. Perché comunque un po'. Perché i cani vai a trattare con Renekton così? Perché mo gli spamo per culo, gli spamo. Io non ho la W ward, sta attento. E lui c'ha i fiori. O Ziggs, restare connetto o no? C'ho 28 min. L'ha usata la pozione? Sì, l'ha usata. Non voglio usare la W. Buono, cannone preso. Così darei l'assist a tutti se ci riesco. Merda. Certo, lui che deve fare? Contro Rihanna già via un po' così così. Ma che deve fare, cazzo? Non è neanche la midlaner. Boh, ho usato il flash. Neanche uso la pozione perché ora andremo back se lui tornerà a TP. Quindi usciamo sta wave. Ziggs ancora dici. E beviamoci un goccio, ragazzi, di Coca-Cola. Qui so cazzi per tutti. Ci abbiamo Ziggs dici che. Boh, vabbè. Poi si dovrebbe riconnettere perché di solito quando non ti riconnetti. Quando ti serve di connettere hai miliardi almeno di crisis. Questo non ce l'ha, quindi. Mi sa sarà buggato il client, sicuro. Renato non ha flashato quando io sono l'ignite. Quindi appena ho l'ignite ho un minuto. Un minutino per il suo flash. Non so se c'ho la passiva, se no avrei flashato probabilmente lo sarei andato anche là. Oh, Kiko, dietro. Ecco perché non sono buoni i trading, comincia a far più danno da me. Tra l'altro sono i minion che fanno tanto danno. Purtroppo anche se loro adesso c'ho l'Ice Steel, ha fatto bene a comprarsi quelli da. No, mi killa. Lol, vogliono far finire la partita così? No, io non ci sto. Non ti pare? Che questo deve. Questo perché deve cedere una guarda. Sorry, dinner was ready. Che palle perdere partita. Ma è possibile perdere partita così? Io ve la carico lo stesso. Ma no perché non me la devo finire, ma perché porca troia, guardate in che situazioni uno ci non riesce a salire, grazie al cazzo. Posso regalare ora. Eccolo. Ma il client si è buggato sicuro.
Sì, sti cazzi, via. Megilla. Ma io devo fare quella. Io devo fare quella kill in early. Quella kill avrei vinto probabilmente la lane. Porca merda. Vabbè, farmo solo. Sono presi pure i tutor, cioè quasi i tutor di mid da 10. No, beh, sì, una Zexa, sicuro. Che palle per giocare così, veramente. Pure via è una cogliona, sta sotto in un casino. Immaginavo che fosse colpa della Rito. Perché comunque se stava riconnette. Non ce l'aveva mille d'armo almeno Magic Resist. Non ho usato l'ombra per pushare perché ho paura che la uso ora. Quanto è grosso quello. È enorme, cazzo. Lo posso restare quanto più vai, ma lui si refulla sia di Q che di auto-attack perché c'ha la Vampiric. Quindi devo solo vedere un attimo quanto danno gli riesco a fare. Però non credo tanto. Oh, vero che c'ho 29 d'armor penne, cazzo, però. Andiamo con una E. 79 con una E al 2. Settantasette. Botto tu figli di Ezra, amico mio. L'ho cercata la strada Q prima di andarci. Sì, vabbè, ma sto prendendo più pizze del forno a legna, veramente. A lui se ne fulla, io gli tiro pizze ma se ne fulla. No. Devo solo cercare di farmare, tanto con le ultime cose che sta a med, perché mi mando l'FK. Non so quanto si possa vincere questa partita. Centosettantatré. C'ho pure l'ignite, però Renekton è Renekton, guys. Ma guardate che culo! Ma guarda, dimmi se questo deve sculare così tanto. L'ho usato lei là, ho sbagliato, devo aspettare l'energia per la Q. Porco, schifo. Focia Randuin, ancora più vita.
Non so se mi conviene. Che culo. Non so se mi conviene fa. So quanto mi sia convenuto fa questo. Questo guscio non mi vedo. Vado a metterlo io. Sì, grazie. Cazzo fai ulti? Cazzo esulta questo? Ulta, matto. Ma what the? Grazie. Ma porca merda, mi ho preso le ulti, oh. Pure via, gioco di merda, 0-6. Vabbè, tanto è pure inutile, ma cazzo che la mia fa? Mo' di là, perché sto tutto andando a mid? Gli ha dato la penta. Gli ha dato la penta. Allora mi ha fatto il culo, guarda. Raga, purtroppo, ecco, le partite in Diamond. Non è stata colpa di Six, però di certo il comportamento negativo che ci hanno avuto via e l'altro tre stronzi. Oh, no, l'ultimo mid è finita. Aspetta, cazzo. Mi hanno fatto venditori a buffo. Fannaggia la miseria. Oh, io ho vinto contro un Retton con un 0 dopo, porco dici. Gli ho tritato due volte dovuto andare a casa a prendere le pizze, il cuccioletto, eh. Anche se le fa, ma ha vinto lui. Pure di tanto. Però. Ah, lei. Ah, sta a 0-6 perché ha dovuto andare a mid. Sapevo che diceva così. Ma quanto ce lo sapevo? Che io ho chiesto a fare, tanto sapevo che rispondeva così. Questa si renderà, raga. Purtroppo. Cazzo. Mi hanno fatto prendere. Allora, la cosa che mi ha fatto più di questo game è che hanno fatto prendere Penta Orianna. Proprio una Penta in ranked così meritata, però, vabbè. Morto di Six. Mazza, cosa mena? Manco male. No, ma Six è main. E vabbè, raga. So che questi game non dovrei caricarli, ma. Credo che qualche volta dovreste pure vedere che Diamond è uguale a Silver. Ma il problema è un altro. Io vedo molti che commentano: "Ehi, cani, ma te perdi rankati così in Silver, noi in Gold". Il problema è che Silver e Gold, raga, sta gente te la puoi anche aspettare. Perché Silver e Gold, ci mettete alle prime classificazioni uno scuro e ce se va. Ce va, cioè, non è che. A Diamond devi essere un po' bravo per andarci, ok? Non devi avere culo di. Cioè, devi avere pure culo di trovarti team bravi perché io sti team. Vabbè, però devi essere un po' bravo. Cioè, non è che ti carica sempre il team. Invece quando trovi queste persone, mi farete proprio il culo perché. In Diamond non ci dovrebbero stare queste persone. In Silver ci possono stare, in bronzo ci possono stare, in Gold ci possono stare. Infatti, per questo certe volte non capisco i vostri post io. Che me. Sulla pagina Facebook intendo, che mi dico cani in Silver. Ho capito, ma in Silver, cioè. Cioè, le qualificazioni se fai 0-8 in Silver. Ah, proprio sotto d'oro la medaglia. Cazzo che mi ulti.
No, questo è meglio, sì. Pupi. Io ho giocato bene, mi sono impegnato. Però vabbè. Eravamo dagli mondo 4, tipo 70 punti, meno 20. Ma guardate se devo perdere 20. Allora, ora voi dite, ma no, non lo riporta Zix, tanto è colpa della Riot. Io lo riporto, perché se è colpa della Riot, vuol dire che la Riot lo riconosce che ha avuto un bug splat nel suo client e non lo banna. Se non è stato per quel motivo, ci pensano loro. Io spero comunque che vi abbia tenuto compagnia per questi 20 minuti. Purtroppo, regà, è stato un game noioso, ma pure questi game devono essere caricati. Pure questi game devono essere caricati per farvi vedere che cos'è il Diamond. Cioè, gente che si sconforta. Una volta che sei arrivato un Diamond, quello che penso io è che tu devi giocare bene, ok? Non me ne frega un cazzo se la botta sta a 0-20 e tu devi giocare bene la top. Poi puoi far male anche quanto ti pare, però l'importante è che tu giochi bene la top. O la mid, o dove sei tu. Devi giocare bene. Se tu genissi dal presupposto, abbiamo perso perché questo sta FK, già mi fai rodere il culo. Quindi non avete questo atteggiamento, ragazzi, non abbiate questo atteggiamento. Se vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un bel like, se vi va a commentare, se vi va a condividere. A faccia a tutti, ragazzi, da Gailupo. Bella.